Christine, dopo che senti questa voce che riconosci come essere la voce di Elea, in lontananza nella tua mente, come se fosse nella tua nuca, ritorni, come se tu fossi stato estratto dal tuo corpo per un attimo, ritorni lì, sentendo il ticchettio di Zuno che sta picchiettando sulla terra e guardando Thorgrim che ti sta osservando senza capire cosa succede. Thorgrim, tu hai visto Steen rimanere nei suoi pensieri per qualche secondo, tipo così. Come se fosse perso per un attimo. Sì, Torgrim. Tutto a posto? Più o meno. Diciamo che ad Ailea non è piaciuto tanto quello che ho detto. Ah, e in che senso, che cosa nello specifico? Del fatto che non vorrei ripeterlo, però diciamo che preferire la tua compagnia invece che la sua l'ha indispettita abbastanza e penso che il dolore al petto di prima fosse proprio quello. Ma mi dispiace, ma almeno sei stato sincero, no? Sono stato. Quanto possa sembrare utopico da parte di un chierico preferire l'amicizia a una divinità, non mi pento di quello che ho detto, Torgrim. Io sono contento di questo. So che magari non può valere come quello che dice Ilea, però io lo sono davvero. Io rispetto tantissimo Elea, come rispetto tantissime altre divinità. Elea è la divinità che ho pregato di più di tutte fino ad adesso e probabilmente mi stai ascoltando e lo sai benissimo quanto ti ho pregata, ma ci sono state. Thorgrim, tu ricordi comunque che hai finito di fare le sessioni e hai visto Steen lì un po' impallato per un attimo guardando il vuoto e poi sei andato da lui. Quindi devi ancora Ok. fare il tiro o no? In teoria sì. Posso farlo? Sì, ma la prossima volta non te lo ricordo io. Ok. Tu hai finito dopo quell'oretta di fare le sessioni mentre guardavi Steen fare le sue C'avevo la cose. pergamena. Esatto, che stai facendo la pergamena. Ha funzionato la pergamena? Perfetto, Sì. Avevo creato tutto, deve fare solo le ore di stabilizzazione. tu hai messo via la cosa e poi hai pensato a quella faccenda lì. No, la pergamena è ancora lì, ferma con la fiaschetta, come ho messo Sì, la fiaschetta dell'olio, è ancora ferma lì ancora ce l'hai ferma a terra. per terra. Tu, infatti, Thorgrim, dopo aver finito le sessioni, hai guardato Steen che sta guardando verso l'alto, sei andato verso lui e avete iniziato Ok. un attimo a parlare. 13, niente. Destini, dicevo. Quindi so che probabilmente mi stai ascoltando anche adesso, grande Lea, ma ci sono stati dei momenti in cui ti è sentita davvero lontana. In quei momenti il pensiero di Thorgrim è stato dominante, è stato quello che mi ha portato ad andare avanti. Io, se non fosse stato per Thorgrim, probabilmente non sarei neanche qui, sarei ancora intrappolato in quel posto. E rapidità di mano per tutti e due, Thorgrim e Steen. Sta volando la pergamena. Esatto. Utilizzerei Tenacia 4, Master. Prego. Il vento si fa un poco più forte e forse la boccetta che hai utilizzato non dava abbastanza peso. Tirate entrambi e ditemi il vostro risultato. Doppio 13. La pergamena vola via nel No, vento. Mentre tu cerchi di prenderla, anche Thorgrim cerca di muoversi, la pergamena fluttua via. E vedete che la cosa più strana è che a poche
a poche decine, no, forse quasi a un centinaio di passi da voi, 150 passi, ancora la grande sfera del tempio è vicina, e in lontananza notate, mentre la pergamena vola via, proprio da dove vola via la pergamena, un grosso drago rosso, forse diverso da quelli che avete visto precedentemente, anzi probabilmente diverso, sta donando dell'energia. E la pergamena svolacchia via nel... nei cieli di... Ma sta domanda, da che lato svolacchia? Verso Zunok o dall'altro lato? Ciao. Sei sotto una... No, era giusto per... A picchiettare. No, no, per sapere... No, 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 io non l'avevo presa comunque. Per sapere se sento qualcosa passarmi vicino all'orecchio oppure no, solo quello. No, tu sei sotto una buca. Al massimo vicino all'orecchio ti passa un sassolino che stai buttando tu. Va bene. Peller, rotate Zidol che sono volate via. Ah, Barzul, mi dispiace, Stin. C'è molto vento qui. D'altronde non si poteva fare molto, mi dispiace. Io almeno volato. Questa me la rimetto nello zaino. Riprendo la fialetta master e la metto nello zaino. Sì, sì. È volata proprio via del tutto la pergamena, non la vediamo neanche più. Si vede ancora? Tiro percezione. Io mi cancello la pergamena vergine. Eh sì. Infatti io non ho capito perché non l'hai messa nello zaino una volta che hai finito. Perché avevo appena finito e poi mi parla di Lea. Ok. Fregato. 15. Lo scammino del master è sempre dove è. Sempre lì. Devi sempre stare. La vedo? No, non la vedi. Mi dispiace. Ah, niente. Non è importante. L'importante era quello che stavo dicendo. Spero che ti sia chiaro un pochino, almeno. Nella tua mente, molto nel retro della tua mente, come se fosse una voce lontana che però hai già sentito, dici: funziona così. Vuoi perdere me? Perderai molto altro. Anche la tua pergamena. Io nella mia testa cerco di rispondere, ma comunque penso... Non ho mai e si sente, si chiude proprio una specie di... È come se si fosse aperto una specie di cono dalla tua mente che si richiude velocemente. E non sono quasi mai intervenuti così le divinità. In realtà sì, Voidran magari in alcune occasioni, raramente. Però tu devi sapere che nei tuoi studi è sempre visto anche l'arte di fare il chierico come una connessione costante con le divinità. Più è forte la tua fede nel divino che comunque hai, più comunque questa connessione si fa vedere. Adesso stai provando anche che è diversa. A quel punto, percependo che questo, volevo rispondere a mente, ma percependo che questa connessione si è chiusa, io dico a voce: io non ho mai pensato di perderti, ma penso che forse tu hai pensato di volermi perdere o di darmi a qualcun altro. Quando lo senti, senti anche uno strano effetto, come se ti venissero aspirate le energie magiche. Oh, non ho mai voluto farlo, Sin. Non parlavo con te, Torgrim. No. Oh. Mi accascio leggermente e mi piego. Percepisci che le tue energie magiche vengono aspirate completamente. Lo prendo per le spalle. Stin! Cosa c'è? Cosa c'è? Ilea mi sta punendo. Ecco cosa c'è. Mi sento come se non avessi più energie magiche. È la punizione per aver detto la verità. Lo accetto, però è la verità per me. Per me sei troppo importante, Tork. Anche per me, Stin, ma... Ora cerca di stare tranquillo, non esagerare. Magari anche il combattimento ti ha... No, non è il combattimento. È Ilea che mi sta punendo. Ecco cos'è. Ma pergamena, è stata lei. Mi sta punendo. Mi sta punendo. Io voglio solo risposte. Io voglio solo... Io... Non lo so cosa voglio.
Ma senti, che secondo te che rapporto c'è fra le divinità? Beh, proprio in quel momento, Zunok, sembra che tu riesca, continuando a grattare col tuo puntellino, sembra riesca a liberare su quale parte di elementi stavi lavorando? Dovrebbe essere rimasto l'ultima scheggia che avevo visto. Esatto, quella scheggetta che era ancora incastrata nella terra, in quel momento riesci, anche avendo già lavorato sulle altre e quindi grattato la terra che circondava le altre, sembra staccarsi dal punto dove la roccia circonda quella tua scheggetta di Elementia. E una volta liberata, Master, faccio come ho fatto per le altre. E la ripongo nel rotolo dentro un'altra ampolla. Ok. E non vedendone più, provo a uscire dal buco. Non so se devo fare uno scalare o qualcosa del genere. Aspetta, hai fatto il tiro su artigianato tecnomagia? Ah no, lo faccio, Master. Ah no, sì. Avevo capito che si liberava senza fare il tiro. Si libera e devi tirare. 19. Sì, senza molta difficoltà riesci a grattare accanto. Proprio mentre ti alzi, dopo aver messo via nell'ampolla, aver richiuso il rotolo, messo nello zaino, e ti alzi, ti guardi dietro, sbucando solo con la testa, di poco, perché come ti dicevo non è piatto ma è un po' così. Tu, andando sul bordo, riesci comunque a issarti volendo, e noti che ci sono Steen e Torgrim che stanno parlando un po' a distanza, e vedi Steen un po' sembra affranto. Dall'altra parte vedi che c'è Vandor Gostor seduto in una sorta di meditazione che guarda verso il cielo. Ok, visto che Vandor Gostor è come se fosse in meditazione, questo tu non lo sai, ti sembra quello che ti sembra? No, vedendo, sembrando essere, che tipo concentrato, esatto, le mani addirittura aperte, esatto, appoggiate sulle ginocchia, non sapendo esattamente cosa fa, e sapendo che comunque ci sono, potrebbe essere un ristoro magico, cose molto simili, ci sono delle azioni comunque, cioè Zuno che immagino sa che sono delle azioni che hanno bisogno di concentrazione e nessuno che disturbi, sì, l'azione. Lo sai sia per i tuoi studi accademici sia per il fatto, esatto, che anche tu spesso hai usato magari queste trans magiche, questi ripristini magici. Esatto. E vedendo appunto invece che Steen e Torgrim sono andati lontano a parlare, probabilmente per lo stesso motivo, che per non disturbare questa una possibile trans magica che sta avendo Vandor Gostor, e un po' incuriosito mi dimentico dell'altro punto di Elementia momentaneamente, e vado lì dai miei due compagni. Cioè, mi dimentico momentaneamente, Master, non è che non ci voglio andare. Tranquillo, dopo. Ho già segnato nella tabella delle cose. Grazie. Avvicinandoti senti questo comunque discorso che sta facendo Steen, fai i quattro passi. Voi vedete che si sta avvicinando Zunok, ovviamente, un po' sudato, un po' tutto sporco di terra. Cioè, non brutalmente sporco di terra, però un po' di sporzizia c'è. Che domande, Torgrim? Che rapporto c'è tra le divinità? Le divinità, i guardiani degli elementi come la Yukuroka, la Shulari, sono i figli delle divinità. E le divinità, Master, ma avrei bisogno di fare un tiro conoscenza religione. Esatto, perché definirli tutti fratelli e sorelle mi sembra un purtroppo, esatto, generale. Vorrei sapere. Oggi io sulla conoscenza religione. Questo è un tiro pulitissimo, nel senso giustissimo, che stai facendo, perché oltre a non aver segnato io una descrizione completa del rapporto tra le divinità, cosa che sarebbe molto bella da fare ma molto lunga, ti aiuto in questo caso con ciò che tu sai di quello che hai studiato e percepito nella tua esperienza. Magari ci sono anche divinità che sono più, diciamo, affini alle altre o qualcosa del genere. Un bel 23, Master. Allora, sì, Steen, innanzitutto tu hai studiato come diceva adesso Dom, che è Torgrim,
ci sono divinità più affini ad altre. Difatti, nella mappa del Dutemtor, quella mappa creata da Luke Marinzer, ti viene proprio in mente quella che loro chiamano la, cioè quello che tutti conoscono come il continente Anuran. L'Anuran è il continente conosciuto come continente degli dei. È diviso in quattro regioni: l'Anor a nord, Ansur a sud, Anest a est e Anvost a ovest. E queste regioni sono come quattro grossi spicchi di questo continente, che è un cerchio, diciamo così, con un gigantesco lago al suo centro. E sai anche che ci sono questi 11 grandi monti, queste 11 montagne con i picchi che bucano le nuvole, dedicati a queste divinità, dove si dice, grazie al tiro che hai fatto, che ci sia la possibilità per tutti di parlare con le divinità, proprio come fanno i chierici in alcune situazioni. E sai anche che le regioni dividono tra di loro questa unione tra le varie divinità. Ok, ma ecco, unione tra le varie divinità. E ovviamente ti viene in mente la mappa. Le regioni dividono l'unione delle divinità. Praticamente sì. Nell'Anor ci sono tre montagne con tre divinità. Ho guardato una tabella che mi serviva il 24. Anzi, con il 20 ti dicevo tutto questo. Con il 24 ti dicevo in quali monti c'erano almeno considerati. Sì, un po' dei. La divisione che so, qui c'è 1, 2, 3, lì 2, 3, 4. Sopra ce ne sono 3, a sinistra ce ne sono 2, a nord, nell'Anor ci sono 3 montagne, nell'Avost 3, 6, 9, 10, 11, esatto. Nell'Anor ce ne sono 3, nell'Anvost ce ne sono 3, nell'Ansur ce ne sono 3 e nell'Anest ce ne sono 2. Anest ce ne sono 2. Sai anche che il lago che si chiama Lakud al centro connette anche dei grandi fiumi che provengono proprio da queste montagne. Ti viene semplicemente in mente che magari dando un'occhiata alla mappa potrebbe esserci addirittura scritto, o forse funzionare, o essendo fatta da Luke Marinzer potrebbe succedere qualcosa. Peccato che sono traumatizzato dalla pergamena che è volata via. Eh sì, stavolta è meglio usare le mani. Ma anche con le mani sono titubante. Dalla Thorgrim. Tengo io. E ferma tutto e vedi che prende anche te e ti solleva così. Oh, scusa, Barzecca. Barzecca. Appunto, le divinità, parlando di questo discorso, effettivamente sì, ci sono delle divinità più affini ad altre, però... in questo momento non mi ricordo bene, ma se c'è una cosa che me lo può ricordare è un continente. Hai mai sentito parlare, conosci l'Anuran? Lo conosco? Master. Sì, è un continente di cui hai sentito parlare. Master, visto che ci sono anch'io lì che ascolto, io lo conosco? Sì, è quello che viene considerato il continente degli dei, dove ci sono molte montagne, per la precisione 11, che dedicate a loro. Più di questo non sapete. Mentre Steen, facendo conoscenze religione, posso solo aggiungere il fatto che questo possiamo dirlo, ci sono chiaramente la zona dell'Anest, dove ci sono le due montagne vuote, sai che si dice che siano dedicate a Orgas. E vediamo se indovini. Orgas e ipotizzo Coragun. No, Orgas e Krutan. Che sono due divinità istintivamente malvagie. Appunto nell'Anuran, come saprai, ma se non lo sai te lo dico, ci sono appunto 11 monti che appunto fanno una specie di
di cornice su questo continente. Ogni monte è dedicato a una divinità. Ma l'Anoran è diviso in quattro regioni: a nord l'Anor, a est l'Anest, a sud l'Ansur e a ovest l'Ambost. Queste regioni vengono divise appunto, come dire, queste regioni dividono l'unione delle divinità, se così si può dire, anche se sembra una parola, una frase senza senso, è più o meno quello. E queste regioni appunto si dice che definiscano anche le affinità tra le divinità. Ad esempio, nella regione dell'Anest ci sono i due monti dedicati a Orgas e a Krutan. Ti viene in mente, mentre lo racconti, che potresti presupporre che nella regione dell'Anor siano invece dedicati alle divinità più nel mezzo, all'incirca nel mezzo. Ora non sai di preciso quali sono, non ti viene in mente con quel tiro. Più neutrali probabilmente, giusto? Neutrali in un modo positivo, poi c'è anche neutrali in un modo più negativo. Mentre sì, nell'Anvost si dice che ci siano i tre monti di Trodin, Gargan e Nasilea, che sono divinità istintivamente buone. Non sai di preciso, ma probabilmente le altre, chiaramente Namahiri, Koragun, Badabak, o forse Lasorias, Ailea. Chissà dov'è quella di Ailea. Eppure una volta lo sapevi, ma solo che non ti viene in mente. In ogni caso, sì, per rispondere alla tua domanda, ci sono divinità più affini. Adesso che ci penso, nell'Anvost, se non ricordo male, dovrebbero esserci monti dedicati a Trodin, a Gargan e Nasilea, ma gli altri non me li ricordo, mi sfugge. Potremmo guardarlo dalla mappa che ho, che non so se ti ho già fatto vedere, ma sono un po' traumatizzato dalla pergamena che è volata via, quindi direi di lasciarla nello zaino per adesso. Oh, hai paura? Già. Ma guarda, queste mani non hanno mai lasciato andare niente. Guarda. E gli prendo tipo la camicia, così. Prova a staccarti dalla mia mano. Lo so che sei forte, Torri, ma prova a farlo. Non lo farò. Non mi dispiace che mi tieni stretto, nel senso. Però quello che voglio farti capire è che non voglio far dispettire le divinità. Io porto un grande rispetto alle divinità. Se lei ha deciso di punirmi, io lo accetto. Però spero che anche lei accetti il mio pensiero. È tutto qui. Visto che ho mi sono avvicinato e ho capito che stanno parlando delle divinità, io vorrei fare un flashback a proposito. E appunto, quando ero piccolino, quando Zunok era piccolino, vorrei ricordarmi come quando andavo a trovare il mio zio nel suo laboratorio, come quando lui si metteva a fare un nuovo lavoro, comunque quando iniziava a lavorare, c'aveva sempre in testa Ekoron, e che quindi diceva sempre a Zunok: vedi Zunok, quando devi fare qualcosa affidati a Ekoron, perché è il dio della conoscenza e ti riempie di sapienza e ti dà una mano a portare avanti i tuoi progetti e realizzare una cosa del genere. Master, non sì, sono sì, molto specifico. In realtà ci sta tranquillamente. Ok, quindi io direi questo flashback. Allora, mi scalo il flashback e tiro. Diventi più il bonus della capacità peculiare, che in questo caso mio è 6. Altre sorte, Master. Posso usare, sì, oltre solo. Uno. Quindi hai fatto flashback con 20? Sì. Master.
esplode la testa. Oh, per forza. Ti ricordi che ti esplode la testa? Ovviamente non c'è segnino di flash perché non avrebbe senso. Non esiste. Comunque, il tempo si ferma completamente. Proprio mentre tu ti avvicini a Steen con il ricordo di Ekron, di tuo nonno che ti diceva credi in Ekron, ne senti i discorsi di Steen e stai pensando fermamente ad Ekron, è come se avvicinandoti in quel momento a Steen, oppure facendo un mezzo passo in avanti che non riesci a percepire perché, è come se sentissi scoppiare una bolla. Una bolla enorme che ti investe come un vento fortissimo che ti ricopre completamente. Non capisci perché, ma un enorme volto gigantesco, più grande dell'intera sfera che ricopre il tempio dei draghi, sembra come sbucare alla fine dell'isola fluttuante su cui siete. E noti anche che Steen e Thorgrim sono completamente paralizzati, è come se fossero fermati nel tempo. Noti anche che il vento non c'è più, non ci sono più movimenti, il terriccio non viene spostato, i capelli di Vandor Gostor non si muovono, però tu riesci a muoverti e vedi questo gigante essere con una specie di grosso cappuccio dove vedi al suo interno un'oscurità e nella parte a sinistra dell'interno di questo cappuccio vedi come in luminescenza un continuo movimento di rune, come se stessero scorrendo all'interno di questo grosso cappuccio. Però è lontano, cioè non è più che lontano, è che per arrivarci dovresti arrivare nel buttarti di sotto. Riconosco la figura di Ekron, l'ho già vista. Non l'hai mai vista così, però potrebbe. Sembra una di quelle statue effettivamente che lo rappresentano in alcuni dei templi. Cioè, quindi mi ricorda vagamente la figura di quelle statue. Sono okay. Molto più semplici le statue rispetto a tutte queste cose, però è comunque in ombra. È in un'ombra di un blu notte. Cavolo, sto vedendo. Ekron. Cioè, non lo so, Master. Ti osservo, è come se ti stessi osservando. Si muove leggermente. È in una situazione che proprio, almeno io sarei totalmente incredulo, perché non essendo un chierico, Zunok non ha mai avuto una connessione così precisa, certo. Non ti si sente più. Ma che cavolo, è che c'è il tasto del muto sopra il microfono. Allora, praticamente tu sei lì davanti a quest'essere dove sembra che il cappuccio venga anche leggermente smosso da un vento che tu non senti, non percepisci. E sei lì, no, tra Thorgrim all'altezza del petto e Steen poco più in basso davanti a te. Quello che stavo dicendo, Master, siccome lui, almeno me lo immagino così, magari mi sbaglio, non avendo avuto connessione appunto con le divinità, non è una cosa normale, e in poco tempo è come se ha avuto diverse visioni particolari, soprattutto questa qui. Ti sembra di sognare, ti dico che proprio appunto, ti sembra più di un sogno, un pensiero. Hai sentito una bolla che si rompeva avvicinandoti a Steen. No, veramente io almeno la sento così. Zunok resta totalmente senza parole, incredulo. Infatti stavo volando che mi facevo gli occhi per dire, ma sto vedendo sul serio quello che sto vedendo oppure è un sogno, qualcosa del genere. E poi questa situazione che tutto è fermo e non lo so, mi viene da, siccome i miei compagni sono lì, prenderli e scuoterli, tipo, ma ragazzi, svegliatevi! Non riesci neanche a prenderli. Gli passi attraverso. Cazzo, sta succedendo? Quando cerchi di prenderli. Ma e a un certo punto cadi dall'isola, come se l'isola diventasse di fumo e stai cadendo nel vuoto. Tipo così. E tu sotto di te noti che c'è un'oscurità in basso, c'è un'oscurità così pesante
che ti fa paura perché l'hai già vista quando hai combattuto quel mostro nel vuoto con Steen. L'hai già vista e ti fa una paura incredibile. È fuori dal tuo controllo. Però dal nulla una gigantesca mano, mentre tu stai cadendo, ti si para sotto e al posto che schiantarti sulla mano, quando arrivi vicino, rallenti lentamente e ti appoggi. È una mano grandissima. E guardando a terra, noti che sulla pelle, che sembra di un colore, diciamo un bluastro chiaro, non riesci a capire che tonalità è, sembrano essere incise una miriade di rune che continuano a muoversi. Non riesci a decifrare che tipi di rune sono. Potresti pensare che sono delle... Fammi un tiro su linguaggi. Ok, linguistica, sì, Sì, ok. corretto. Posso usare 5 di tenacia, master? Sì, certo. Ok. Gioco un altro il tesoro, master. Due o tre sorte che vanno via così. Direi E vabbè, pazienza, capita. che culo. Per chi non lo sa, a differenza di alcuni manuali, il manuale Fengrol, che si chiama Beyond Fate, proprio grazie alla presenza e all'esistenza dell'oltresorte. L'oltresorte è un cap che tu puoi, è una specie di contenitore, dove tu, consumando 2 punti esperienza a botta, puoi al massimo riempire con 2 punti oltresorte, che consumando, per esempio, hai 10 punti esperienza accumulati in più, ne consumi 2, vai a 8 punti esperienza accumulati per riempire un pool di oltresorte. Usando le 2 puoi riempirne 2. L'oltresorte fa quello che dice la parola. Serve, usi un punto oltresorte per trasformare da 1 a un di 20. Allora, da 1 a 20, perdonate, non di 20. Oltresorte, quindi fai il 2. Ovviamente master il segnalino su linguistica. Cioè, esiste il segnalino su linguistica, sì. C'è un tiro. Non è sulla lingua, ma è su linguistica in Su generale. linguistica, sì. Linguistica ti serve a cercare di decifrare delle lingue che non conosci, in un modo o nell'altro cercare di capirci qualcosa. Non è come la conoscenza delle lingue, che riconosci parole precise e cosa viene detto, ma è cercare di capire magari il senso. Fatto sta che mentre le stai osservando, una voce calda e molto potente che ti avvolge completamente, sembra come se, tu senti come se per la prima volta le tue orecchie si funzionassero. Senti un vento potente e dici: quella è la mia antica scrittura. Il fatto è che lo stai dicendo tu, è dalla tua bocca che sta uscendo queste parole. Difatti, però, non è la tua voce. Tu noti che stai parlando, capisci che sei tu che stai dicendo, che stai cacciando il fiato, ma sei tu a dire queste parole. Vedi, giovane Zunak, Sì. quella è la mia antica parola. Così scrissi per insegnare a coloro che dovevano capire la magia, che dovevano conoscere la conoscenza. La magia non è null'altro che la conoscenza allo stato puro. E la conoscenza non è nient'altro che tu sai ciò che devi sapere. Non vedi il volto, non, il volto è ancora nascosto da questa ombra con le Cappuccio. rune che si muovono. Tu non vedi le labbra muoversi, la sua voce viene da te. In queste rune ci sono scritte le parole della creazione. Come con i miei fratelli scegliemmo di creare, ora con tutti scegliamo di osservare. E ho osservato anche te e i tuoi amici. È interessante vedere come la morte rende la vita più interessante, vedere come la morte rende la vita più bella, vedere come la morte rende la vita vera.
o è una falsità che credete di vivere? La conoscenza risiede in ciò che è perduto, una volta nostro e ora vostro. Cercalo, e lì tu mi troverai. Volta. E dove ti... Tutto da un tratto riapri gli occhi, ti risvegli, sei a terra sdraiato e ci sono Steen e Thorgrim che ti scuotono. Steen e Thorgrim, a un certo punto mentre parlavate, Zuno che è andato giù a terra, svenuto, proprio blaf. Meno male c'era lo zaino che gli ha trattenuto la caduta, sennò per una zuccata. Zurok! Zurok! Ehi! Zurok! Sveglia, sveglia, hey. Sveglia! Gli dirò qualche schiaffetto rinvigorente. Gli tiro uno schiaffo rinvigorantone. Bam! Ti arriva un bel colpo di Thorgrim che poco più forte ti spaccava il labbro, probabilmente. Aia. Adesso è vivo, cioè è sveglio. Aia. Ehi. Piano, che non posso neanche curare queste condizioni, Thorgrim. Sì. Sì. Va bene, cosa è successo? Sei svenuto? No, fammi controllare. Sono caduto nel vuoto. La mano e controllo se la garza che le avevo fatto sul dito è strano quando dice questa frase. Comunque, Steen, tu controlli la garza e il mignolo della tua mano sinistra, quello un po' più scuro, quando Zunok dice le parole che ha appena detto, ha un piccolo spasmo che tu non riesci a controllare. Lo guardo un po' male, un po' molto male. Ma stavo cadendo. Stavo cadendo nel vuoto. Stavo cadendo. Cioè, non dire quella parola. Quale? Scusami. Non può cadere. Che problema c'è? Problema effettivamente c'è. Stavi cadendo nell'aria priva di resistenza. Non dire quella parola, per favore. E ho qui accanto a voi. Ho provato a. Eravate immobili. Ho provato a scuotervi e d'improvviso mi sono ritrovato a cadere in un buco nerissimo, era tutto nero, finché una mano non mi ha preso. Una mano ti ha preso, il tempo era fermo. E in pratica ho iniziato a parlare con una voce che non era la mia. Hai scavato troppo, Zunok. In che senso, Thorgrim? Non credo, Thorgrim. Continua, Zunok. No, praticamente... Cosa hai visto? No. Posso fare un percepire intenzioni? Per capire se sembra serio, che veramente capisce cosa ha visto. Addirittura sembra aver battuto la testa, in effetti. Sì, tipo un pazzo che parla, oppure uno che dice... Per Thorgrim, per Steen, che rileva assonanze sulle sue cose, no, non lo fa il tiro, sì. 16. Non sembra Zunok stia parlando a caso o dettato da una follia momentanea. Sembra più scosso, scioccato. E cosa hai visto? Egon, credo. Hai parlato? Almeno assomigliava. Potrebbe anche essere, ragazzi. Coloro che ha parlato il tempo a fermarsi e ha visto cose strane e poi. Ho percepito qualcosa di strano. E vi dirò questo la verità. Che significa? La forma bipede comincia a starmi un po' stretta. So che a voi potrebbe dare un fastidio, spaventare se dovessi tornare sotto forma di drago. Difatti vi chiedo quali sono le vostre intenzioni. Comunque ho percepito come quando vi svegliate e percepite che sia giorno. Avete mai avuto questa sensazione? Ah, certo. Ho avuto la stessa percezione con una forte presenza magica, al di là dell'immaginazione, e queste presenze le danno solo gli dèi. Vandor Gostor comunque si è avvicinato a voi con un passo relativamente veloce e notate che la sua armatura è di una fattura eccezionale. Thorgrim, tu vedi proprio che chiunque abbia fatto quell'armatura essere un fabbro fuori dal comune o comunque qualcosa di magico. Anche il suo mattello svolacchiante è interessante. No,
Sì. Bene, ragazzi, io vi lascerò ancora il tempo di riposare, ma trovate un posto, un punto, anche perché ora dovremmo essere... Se i miei pensieri sono corretti, dovremmo essere all'altezza del continente del Sadis. Il continente del Sadis. Ci vorrà un po' per tornare a Tauridium, ma posso farlo. Sì, è questa la nostra intenzione, Vandor, nonostante la tua gentilissima offerta del cristallo di comunicazione, ma temo che non siamo pronti ad affrontare questa sfida, non ancora. La forse possiamo... possiamo andare direttamente a Nosferin. Potrei provare a portarvi anche a Nosferin, effettivamente, se vi interessa. Sì, se ci troviamo nel Sadis, effettivamente. Mi dispiace moltissimo non poter vedere mio padre e la mia famiglia e mio nonno, ma credo che a questo punto forse la cosa migliore è avvicinarci di più possibile alla nostra missione per finirla anche e poter tornare a casa più tranquilli. Magari potrei chiedere... Dove sono ora? Arrivare a Nosferin potrebbero volerci... Vedete che sembra fare dei conti con la mano, pensare. 3, forse 4 giorni in volo. Ovviamente con le pause, quando ne avrò necessità. Certo, sarebbe fantastico, Vador Ghost. E più o meno ci vorrebbe lo stesso tempo per tornare a Tauridium. Questo lo faccio solo perché avete accettato di combattere aiutandomi. Ma non crediate che io sia uno di quei draghi che per fare dei trasporti accettano doni dai bipedi. Non l'abbiamo mai pensato, Vandor Ghost. Molto bene, davvero. Molto bene, ragazzi. Vandor Ghost, ma l'isola si sta avvicinando a Nosferin o si sta allontanando? Questo non posso né deciderlo né saperlo. Posso solo percepire più o meno dove siamo. E ti dico che siamo attualmente sopra l'oceano Minesalo. Anche perché qua sotto da qualche parte c'è nascosto un mio parente, un cugino, un altro drago blu. Come si chiama, se posso? Certo, si chiama Taradan, Fiume Nero. Nome un po' inquietante, devo dire. Deve essergli stato dato da giovane, quando ha combattuto le guerre dei pirati per difendere le città portuali dei nani. Se non erro, drago amico città... dei nani. È un drago che aiuta, come lo faccio anch'io. Se non erro, aveva difeso le piccole cittadelle vicino a Nerfdwarf. A Nerfdwarf, sì. Vicino, in una città della foresta Nawar, deve avere anche trovato l'amore, se non erro. E dicono che il suo nome venga prima di tutto dal colore delle sue scaglie, molto molto più blu del mio, un blu notte, quasi nero. Come le profondità dell'oceano. Più o meno, solo che lì non si vede molto più di niente. Con la vista di drago posso vedere, ma quando percepisci tutta quella forza che cerca di stritolarti. 3 volte sono stato nelle profondità di un oceano. E non è facile. E grazie alla mia magia si sono potuto sopravvivere. Comunque io sono ancora un po' scosso dalla visione di poco fa. Tu? Mi ha detto di cercarlo. Oddio. Cercarlo. Cercare Ekoron? Beh, puoi trovarlo quando vuoi con una preghiera, no? Oppure vuoi andare nell'Anuran, nel monte dedicato a lui? L'Anuran. Una mera illusione di coloro che
hanno visto quello che volevano vedere. Andarci, sì, tornarci. Perché dovresti tornare una volta che sei stato nella terra degli dèi? Molti di quelli che conosco non sono rimasti bloccati, sono semplicemente rimasti perché lo volevano. Continuerò a meditare. Chiedetemi pure quando vi servirà andare dove preferite. Beh, Van del Ghost, io, sì? Se siamo così vicini alla nostra missione, andrei anche subito. Scegliete di non andare so cosa subito. Vogliono cosa dicono gli altri, cioè non so, io sono confuso. Siete sicuri che non avete bisogno di provare ancora a riposare o fare le cose vostre o allenarvi? E indica Thorgrim con un sorriso. Io forse c'ho ancora delle elementi. Vero nano fino in fondo, Thorgrim il maestro nano. Per quanto ne so io e per quanto ne so dei veri nani, un guerriero non smette mai di allenarsi. Infatti, Furtrudin. E parla Furtrudin. Con un accento nanico così marcato che ti sembra di parlare con un nano. Per un attimo sbatti gli occhi e dici: come fa un drago? Ok, è un drago. E poi, infatti, ho detto Furtrudin, quasi stupito di come l'ha detto lui, preciso. E ti dice: Barzul. Che significa? Rimanete qui ancora qualche tempo a ragionare e rimuginare. Io vado a meditare. E con passi abbastanza svelti, senza nemmeno girarsi e dir di più, va sul limitare così, dell'isola fluttuante. Una cosa, ma poi e lui se ne va. Hai visto come quello fa? Quello che avete detto. Sì. Mi giro a guardare il cielo, Master. Cerco di capire più o meno che ore sono, che momento della giornata siamo. Potreste essere più o meno a metà della giornata, forse poco di meno di metà del giorno. Il sole è abbastanza piccolo su di voi. Okay. Considerando che vi siete svegliati a tarda mattinata e sono passate forse 2 o 3 ore da quando vi siete svegliati, in realtà vi siete svegliati e siete partiti praticamente subito. Nei 20 minuti successivi al risveglio siete partiti, quindi e dopo il combattimento con il logo Orzon c'erano passate 3-4 ore. Valore... Se erano le 9 di mattina, adesso sono almeno le 11. 11, un quarto mezzogiorno, sì. Doc, cos'è che avete detto? Che Furtrudin è nanico, vuol dire per Trodin. Wasker Beskern Riru e Strodin. Questa è una frase molto importante. Ah sì, è una delle prime cose che mi ha insegnato. Vesker, Liru e Strodin. Più o meno. Wasker, Besken, Liru e Strodin. Giuro, fede. Lascia stare. Basker, Vesker. Te lo spiegherò meglio. Pensa che io mi ricordo pure giuro come fede. Si dice amico in elfico. Non mi ricordo chi me l'aveva insegnato. Era una durante le prove a Torlor. Sì. Nahako. Me lo ricordo. Comunque, Stin, ricapitoliamo. Tu mi puoi insegnare una preghiera? Precon. Hai detto certo. Che con una preghiera ci posso riparlare? Non è una cosa certa, ma se vuoi sentire la presenza di Ekron e vuoi avvicinarti a lui o a qualsiasi altro guardiano o divinità, ti basta pregarlo perlomeno. Io faccio così. Che sono sentito come se qualcosa dentro di me si fosse aperto. Pensa che io ho subito l'effetto opposto. Qualcosa in me si è rotto. Come mai? Master, vorrei fare un percepire intenzioni. Memore anche di quello che era successo la mattina. Ok, fammi capire bene cosa vuoi capire. No, allora, a memoria di quello che era successo la mattina quando Tina praticamente... Sgraffignata magica? Quando aveva fatto la sgraffignata magica... No, era stato prima della sgraffignata perché mi sembra non l'aveva vista la sgraffignata Zunuk. Quando parlava del braccio e aveva... non so se si ricorda, Master. E Zunuk aveva capito che lui nascondeva qualcosa... Ma e infatti lì avevo fatto un fail che aveva detto ti tirerò d'occhio, ma poi diciamo era stato
levato memoria di questa cosa qui, che Steen in passato gli aveva nascosto qualche informazione. Voleva, cioè, Zurk voleva capirci qualcosa di più sul fatto che lui sembrava che stesse nascondendo qualcos'altro in questa situazione. E cioè, è difficile, è lo so. Però tira. Era giusto per restare, diciamo, nel dubbio. Sì, ma... Tira Zunok. Non è mai buono quando il master tira per un giocatore. È perché vuol dire che non è il giocatore, che non è il personaggio che tira, ma è qualcos'altro. Già. 21. Ma non, più che altro, più che cercare di percepire se sta nascondendo o mentendo, ti sembra che stia parlando tranquillamente. Niente di più, niente di meno. Non percepisci una menzogna o un'omissione di qualcosa. Forse non sta dicendo tutto, però è Steen, ci sta che parla così. No, è più che altro, Master, per continuare su quella cosa lì che era successa, nel senso... Quale? Per essere che quella che raccontavo prima, che la mattina... È più che altro per quello, perché... lui aveva dei dubbi, però magari se li sta levando piano piano. La difficoltà che mi hai chiesto è altissima. Sì. È come se cercassi di leggere nella mente per connetterti a una situazione passata. No, ne sono consapevole, però è appunto per... Se facevi 20 non ci arrivavi, cioè critico sì, però a numeri col 20 non ci arrivavi. No, ma ho capito, Master, quello che sta dicendo, no? Certo. Ninu sta spiegando però... che ha fatto questo tiro per tenere la linea, certo, dei dubbi, per continuare, quello lo capisco benissimo. Però no, capisco che è una cosa impossibile da capire, però era solo per quella cosa ci lì. Ci sta. Puoi anche semplicemente dirmi, guardi, Master, Zunok in questo momento cerca di capire, pensa che vorrebbe capire se quello che sta sentendo è connesso a qualcosa del passato oppure no, ma non tiro percepire intenzioni perché so che è impossibile connettersi. È possibile. È come se tu entrassi nella testa di Steen per vedere ciò che ha fatto in passato. Certo, non ti conviene. Vabbè. Allora. Potrei sentire la stessa sensazione di poco fa, quella di cadere più o meno in quel posto lì, nel vuoto. Proviamo a fare una cosa. Avvicinatevi a me. La puoi fare? Aspetta, spiegalo prima. Spero di pregare per un'ora, Torgrim. Quando Zunok e Steen li avvicinano. Sentite che le mani di Torgrim sono come delle pinze di ferro, che non è che vi fanno male, ma vi sembra di toccare qualcosa di troppo resistente, troppo duro per essere mortale. Sembra di toccare della pietra. Sì, dici Torgrim, anche se non allora. Ci stringe così forte, siamo qua. Vieni giù Zunok, vieni giù. No. E lo prendo sotto tipo la testa qui. Ma che mi stai facendo anche Steen, male? Anche Steen, prendo la testa qui e avvicino alla mia. Grandi padri, ascoltatemi, vi prego. Perdonate il mio povero amico Steen, che inconsciamente dice delle cose molto dolci per il suo amico, ma sono certo che l'amore per Ailea è molto forte. Grande Trodin, sei magnifico per me. Io farei di tutto. Combatterò e mi allenerò. Ekoron, ti prego, ascolta il mio giovane amico e concedigli la conoscenza. Ecco fatto. Nick. Questa è un'ottima preghiera. Da ottimo nano, però un'ottima preghiera. Sentite anche Gnek gridare dallo zaino. Vedete Torgrim che si toglie lo zaino e c'è Gnek nel tuo zaino con le orecchiette ancora abbastanza semi chiuse, che ti fa Gnek e ti fa il segno con le sue tre dita. Lui c'ha tre dita e ti fa il pollice. Sì, ti è piaciuta Gnek? Gnek. Guardiamo verso l'alto, Gneko. Gnak. Cerco di sbirciare Gneko mentre fai gesti. Vedi, Gneko è come se si fosse creato un po' con le cose che hanno lo zaino di Torgrim. Rifugio. Si è creato un mini rifugio nello zaino di Torgrim. E tu vedi questo cosino con le orecchiette, patuffoloso, con gli occhioni, con le dita
con tre dita per mano, tutto un po' rincagnato, col pelo che gli esce. Che sta cercando di capirlo. Che cosa vuoi dirci, Gnecco? Gnec! Tu hai visto tutto? Non è possibile! Da lontano risponde Van der Gostor. Hai visto le divinità? Gnec! Le hai viste tutte? Tutte 11 e anche i guardiani. Potrebbe essere un discendente del primo Gnec, allora. Questo è Van der Gostor che parla da lontano, che comunque lo sentite anche vicino. C'è il vocione, poi è amplificato forse da una magia draconica. Gnec! 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 Indicando verso Van der Gostor, dice quello. Sei un discendente del primo Gnec. Gneco! Ah! Abbiamo un compagno formidabile. Quindi hai visto, visto Trodin, Ekron e Ailea? Gnec! 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 Corgun, la Soyas. Gnec! Gnec! La Soyas, no? Gnec! Ailea? Gnec! Namahiri? Gnec! Gargan! Gnec! Shunari! Gnec! Gargan! Gnec! Oh, Gargan è forte, è giusto per te! Gnec! Gnec! E indica te, Torgri. Beh, effettivamente ci stavo pensando prima, ma tu hai detto che Trodin e Gargan sono vicini nell'Anora, giusto? Gnec! Trodin, Gargan e Nasilea, sì. Oh. Per quello che mi ricordo. Trodin è spettacolare, ma anche Gargan. Gnec! La statua che hai visto. Gnec! Gnec! Che chiude le sue orecchie e sembra ricoprendersi. Sto patuffolo di peli. Sì, tu chiudi lo zaino e te lo rimetti sulla schiena. Quindi penso che devo allenarmi. Comunque, Thorgrim, grazie. Il tuo cuore è davvero molto grande. Penso che, oltre a Trodin, penso che tu andresti molto d'accordo anche con Nasilea, che è la divinità della, vabbè, fertilità, ma anche della protezione. Sì, certo. Beh, io porto rispetto a tutte le divinità. Poi ci sono alcune che sono molto, diciamo, affini anche a quello che sono io. Io sono molto, mi piace allenarmi, mi piace la forza, quindi Gargan effettivamente è una divinità che potrebbe essere molto interessante, se potessi mai vederla come ho fatto con Trodin, anche se Trodin, che devo dire, ragazzi, è un po' come... E vedete Van der Gostor che viene verso di voi abbastanza correndo. L'ho percepito, lo sapevo. Lo sapevo che in qualche modo voi avevate qualcosa di più del normale. Lo sapevo, l'ho sentito. È grazie a voi che l'ho sentito. Mostrami il servitore, Thorgrim. Oh, sì, certo. Come voi vi è stato spiegato, gli Gnec sono questa razza che sarebbero rimasti estinti per colpa dei draghi, ma i draghi stessi li hanno salvati. Così uno dei capostipiti degli Gnec ha giurato magicamente eterna servitù nei confronti dei draghi. Difatti c'è Gnec che lo vedi lì con gli occhi brillanti. Cioè adesso sta proprio brillando e si continua a abbassare la testa. Gnec! Gnec! Giovane piccolo servitore, non ti chiederò di venire con me. Percepisco il tuo legame con questo coraggioso nano, ma tu me l'hai fatto percepire e adesso posso sapere dov'è. Ed è qui, in questo mondo, in questa dimensione, mio fratello Chungaron. L'ho sentito. Grazie, grazie ragazzi. Bravo piccolo gnomo, grazie Zunok, grazie. E ti prende la testa. Oltre al fatto di notare che c'è proprio
immaginatevi un grosso umano, tipo uno Shaquille O'Neal, un grosso grosso umano, e vi abbraccia e vi prende un po' così. Senti anche una forza particolare, Torgrim. Grazie, l'ho sentito, lo sapevo che sfruttando la vostra essenza magica, perdonatemi se l'ho fatto, ma ho percepito mio fratello e incatenato. È stato preso con la magia e col... Ma è bisogno... Come si chiama? Qualcuno sta cercando di fermare il suo contatto magico, qualcuno sta cercando di impedirgli la libertà. Ma come si chiama quel metallo? Perché vogliono fermare a me? Forse questo. Master, mi ricordo che avevo... Aspetta, voglio vedere se è vero. Ma dovevo avere nello zaino il avvolto in una... Esatto, avvolto in tutta una stoffa il collare che c'aveva. Sì, c'era lì. Come questo, apro lo zaino e. Tienilo lontano da me, per favore. Sì, Namerium. Ah, no. Non ricordarmelo. Sì, qualcuno ha usato il Namerium. La mia meditazione, la mia espansione dell'essenza ha funzionato. Ne ho percepito mio fratello. Grazie alla connessione di voi avete qualcosa in più. Non tutte le strade hanno una via già scelta, ma alcune strade che si incontrano ne creano altre, e una di queste mi ha dato la connessione magica. Molto interessante. Siete un terzetto che non mi aspettavo di avere di certo alla mia portata. È chiaro, quell'altro nano era molto simpatico, ma con il chierico maledetto sicuramente mi date una concessione e comprensione maggiore di quello che possiamo fare. Forse la tua stessa maledizione, piccolo gnomo, mi ha dato un aiuto. Hai bisogno di una mano? Quando sono felice di averti aiutato. Non tutti i mali vengono per nuocere, credo. Parole sante, piccolo Stin. Lascia pure riposare il giovane gnieco, Torgrim, e tienilo caro. Proteggilo anche per coloro che, come noi, a loro devono tanto. Ciungaron, ti ho percepito e sei incatenato. Ma dove? Una volta che vi avrò portato a destinazione, andrò a cercare di salvare mio fratello. Ma serve una mano. A meno che non vogliate venire con me. Io guardo quegli altri, Master. Beh, se gli serve una mano... Se mi aiuterete, vi faccio una promessa solenne. Oltre a darvi un cristallo del contatto magico, anche mio fratello sarà in debito con voi. Sapete dove può passare l'essenza di un nano, di un Abrom o di un gnomo? Talvolta invece non può passare l'essenza di un drago. Ci sono certe porte che un drago non può attraversare, nemmeno nella sua forma bipede. Ed è questo che sta bloccando mio fratello. Deve essere stato un altro saltadimensioni, uno molto più malvagio, uno molto più potente. Più potente di... Più potente di Maximus? Non saprei, ma sicuramente più potente di me. E di Ciungaron. Deve essere l'unico che può evocare una barriera difensiva così potente. Deve avere delle connessioni con la magia necromantica. La morte può darti questa forza, ed è solo accettando la morte che trovi il vero senso della vita. Ma Master, mi ricorda più o meno quello, sì, cioè esatto, le linee, quello che aveva detto. Ma è più o meno quello che mi ha detto Ekoron. Ekoron.
Sì. È vicino alla città perduta, forse. Avrebbe senso. Avrebbe senso che fosse vicino ad Enoron. Molto vicino. Ma se lo so, appunto, che... Si dice che nella città perduta di Enoron, come avete anche voi scoperto, era la città dedicata ad Ekoron. O qualcosa del genere. Che non so se ho fatto un fail, però... mi ricordo che... O i fantasmi o comunque... No, no, questi... qualcuno ve l'aveva detto con le descrizioni. Sì, anche io stesso proprio. Sì, sì, no, è giusto. Sì, sì, potrebbe essere da quelle parti. Ma dove si trova? Scusate, non vorrei rompere un po' l'entusiasmo, però se non riusciamo ad andare ad Arumal, perché potremmo avere possibilità a Enoron? Perché questa volta c'è mio fratello. E se non nella città, deve essere rilegato lì vicino. Non è possibile così facilmente far entrare un drago in una città perduta senza... non lo potrebbe permettere. Ma proprio come io avevo una mia abitazione, una mia grotta all'entrata di quella porta, forse un altro essere malvagio, forse un drago che ha accettato la necromanzia, sta intrappolando draghi per estrarne il loro potere. Sì, mio fratello non è solo, ci sono altri draghi con lui. Ma la posizione di Enoron tu la conosci? Sì. Conosco più o meno le posizioni di tutte le città perdute, ma molte di queste vengono dimenticate quando lo dico. Sì, no, non per sapere l'ubicazione, perché io non voglio dirti di no, Vandor Gostor. Come quella che vi ho detto poco fa, quando vi ho detto di Zin e quando vi ho detto anche di Xumanon, vi ricordate? Ci ricordiamo, Master. Cioè, lui ci ha parlato delle città, ma non ci ha detto dove. Come vi ho detto poco fa, di Zin e Xumanon. Vi ricordate? Sì. Di Zin? E dov'è? No, dov'è? Non vi ho appena detto dov'è. Visto? La magia non vi permette di ricordarne l'ubicazione. No, ma no, non voglio sapere l'ubicazione, perché vado a questo, io non voglio dirti di no. Però te l'ho chiesto per sapere se era, tra virgolette, di passaggio per Nosferin, perché per me andare a Nosferin è molto vicino a Nosferin. E allora pensi si possa fare prima una tappa a Nosferin e poi dopo andare a salvare tuo fratello? Il tempo incalza, ma sicuramente posso fare... Quanto tempo vi necessiterà la tappa a Nosferin? Poco, comunicare con... una giornata esagerando. Una giornata? Esagerando. No. E allora vi lascerò lì. Io andrò a salvare mio fratello. No, no, una giornata troppo, esagerando. Andare da Shin, comunicare, giusto un paio di domande e poi andiamo. Troppo tempo, mi dispiace. Se volete vi lascerò a Nosferin e continuerò per la mia strada. Ma io... Questa è la vostra scelta. Voglio aiutarti, Vandor Gostor, però anche la nostra missione è importante. Faremo subito, meno di un'ora. Tempo di arrivare da Shiri degli Asci, consegnare e tornare, va bene? No. No. Non posso perdere così tanto tempo. Vi lascerò nei pressi di Nosferin e andrò verso il posto dove percepisco la magia di Enoron. Siete sicuri che... potete passare da Nosferin? No, io... non sono nemmeno sicuro di poter recuperare la mia fede magica in questo momento. Io sono sicuro di una cosa. Che se ci concentriamo... e sfruttiamo la mia conoscenza... potremmo addirittura utilizzare un Atmoril. Se ne siete in possesso. Oh. La mia sì. Atmoril. Io ne ho altre. Bene. Allora... sì. La fretta la fa da padrone. Potremmo provare a utilizzare la mia Atmoril per entrare in un portale che ci porterà sopra i cieli, se volete, di Nosferin. Io vi lascerò lì. E poi procederò per la mia strada. Ma il tempo incalza. Scegliete o Nosferin o venite con me. Diamo. Perché non voglio passare dal portale? Nostra stima è terrorizzato.
Serve coraggio, piccolo gnomo. Scegli. Io voglio aiutare Vandor Gostor, ragazzi. Anch'io. Tu verrai con me, anche tu, Zunok. Sì. Stin, lo gnomo, vuoi che ti non lasciamo... Non mi sto tirando indietro, non mi sto tirando indietro. Scegli. Verrà con noi, Stin. Certezza di morte, scarsa possibilità di successo. Che aspettiamo? Niente, fede magica. Questo sì che mi piace. Non fa niente. E allora resta a guardare, piccolo gnomo. Arresta. Non voglio restare a guardare, voglio aiutarmi. Lita Pegomen. Hai un arco? Non solo di un attimo di respiro. Hai un arco? Hai delle frecce? Una balestra? No, ho una pistola Basilus, ma non posso usarla se poi non posso effettuare una cura su di me stesso. Perché sarà non tutto ciò che ti serve. Ci penserò io a curarti. Prepariamoci a combattere, forse, con uno dei nemici più grandi che avete mai affrontato. Ok, Master, io... Un drago malvagio di un'entità di potenza così forte che se dovessi dirvi il nome probabilmente tremereste, perché non potete pensarlo. Master, appena dice preparati a combattere, recupero un mago d'atteo dallo zaino. Usalo, non adesso. Penserò io alle vostre cure quando necessiterete. Ma non tienilo per dopo. Un'ora. Non c'è tempo, Stin Kell. E allora andrò a morire. Va bene, moriamo. E vi devo dire, andiamo. Io non la lo morte so è più bella quando c'è l'avventura. Sì, ma non quando ti senti inutile. Non ti preoccupare. Ma io ho capito... Non è solo la magia che ti rende utile, Stin. È anche il tuo cuore, ricordalo. Ma Elea sarà contenta di questo, Stin. Sono sicuro. E allora... Ma se io non ho capito se ho il mago d'attero in mano o l'ho lasciato nello zaino. Che ne so io. Tu l'hai tirato fuori e c'eri il mago d'attero in mano. C'ho il mago d'attero in mano, ok. Mettilo via quello, Zunok. Lo utilizzerai quando avrai bisogno. Eccellente. La posizione in cui dobbiamo andare dovrebbe essere un po' più in sotto. Più sotto, sì. Non precisamente. Però probabilmente dovrebbe... Sì. Non ne sono certo. Io, Master, in questo momento sto guardando Thorgrim e gli sto facendo tipo cenno di no, un po' di dissenso. Sì, sì. Dai, andiamo. Non molto distante, ma sì, nemmeno troppo vicina. Una volta utilizzata l'Atmoril dovremmo essere a circa 3 ore di volo dal posto in cui voglio arrivare. Il mio potere mi consente molto, ma non posso essere così preciso. In quelle 3 ore di volo avrai tempo per riposare e rigenerare ciò che ti serve, Stin? In 3 ore sì, ma devo essere pienamente concentrato, non devo essere disturbato e sarà complicato. Bene, ciò che è complicato è meglio per noi. Allora saremo a circa 3 ore e dovendo scendere così in profondità potremo approfittare delle cascate. Certo, se i miei calcoli sono corretti avremo anche degli aiuti. Forse delle fatine. Cascate? Master, mi si sblocca qualche ricordo? Potrebbe. Di... Fatine? Sì. Molto bene, allora, signori. Preparate l'Atmoril. Forse questa potrebbe anche essere l'ultima Atmoril che usiamo. Ma sarà sicuramente per qualcosa di più grande. Non ci sono solo i draghi intrappolati, ma c'è qualcosa che forse non vi posso dire, ma se la liberiamo sarà estremamente riconoscente nei nostri confronti. Sì, sono pronto. Molto bene. Molto pronto. Master, prendo l'Atmoril, la sua, dal mio stivale destro e gliela porgo. Ecco. Bene, grazie. La tiene. La lascia e fluttua. Ora mi servirà una vostra intercessione. E a me servirà che Thorgrim mi stringa la mano, perché io quando passo nei portali, come ben sai, Vandor Gostor, lui è dappertutto, lui c'è sempre. Non questa volta, perché ci sono io. E Zunok ha qualcuno che ci darà una spintarella. Nemmeno dimmi lui cosa lo sapeva. Devo fare, Vandor Gostor. Tranquillo, tu non farai niente. Sarà colui che ti osserva che farà per noi. Quando parla tramite voi, la allora tua voce cambia tutto. Con il mastro nano c'è la sua collana e per Stin letteralmente
Non c'è niente, il nulla. Appunto. E questa volta sarà d'aiuto. Perché anche a lui serve che a lei torni libera. Prendo Steam, ma... tipo sotto braccio. Tranquillo, Steam, ci sarò io. Lo so, amico mio, ma lei chi? Colei che tutto può vedere. Colei che si può insinuare tra la torre del tempo e dello spazio. Colei che è semplicemente la possibilità di vedere qualsiasi cosa, magica o meno, l'unione delle otto Atmoril, resa vivente. Andremo a liberare Cortandal, l'occhio di Elementia. È intrappolata da questo necromante, insieme a mio fratello e i draghi che gli danno potere. È l'unico posto dove possiamo recarci. Sì, l'ho percepito e lo sento ancora. Mio fratello è intrappolato alle porte di Enoron, la città perduta dedicata a Ekoron. E quindi la nostra direzione è la piccola e ridente città di Spingardel. Pronti? Sì! E mi stringoto. Cognirata Ek. Tu si è da. Sentite che da voi viene come aspirata dell'energia vitale in grandi quantità. E questa energia vitale sembra rientrare nell'Atmoril. Vandor Gostor evoca la sua spada, bellissima, di quel bianco perla, e la swinga fortissimo sopra l'Atmoril, che esplode. E appena vedete l'esplosione, tutto rallenta. E mentre tutto rallenta, fa aprire un portale lento. Sempre più lento, ma scopriremo nella prossima sessione come andrà avanti questa avventura.